Via Cairoli, da Piazza del Comune a Via Giuseppe Verdi. La strada fu aperta dal comune nel 1292 in seguito all'abbattimento di alcuni edifici fatiscenti. L'appellativo che le fu dato fu Via Nova, nome che veniva attribuito a tutte le strade appena aperte. Successivamente fu cambiato in Via della Madonna, poiché la strada portava verso il santuario di Santa Maria delle Carceri. Numero 12 di Via Cairoli si trova un reperto abbastanza strano, una serie di strane fasce bianche e verdi che generalmente siamo abituati a vedere nelle facciate delle chiese. Si potrebbe quindi immaginare che un tempo vi si trovasse un'antica chiesa, ma non è così. In questo luogo aveva sede la casatore della famiglia Guazzalotti, una delle famiglie più ricche e più potenti del Medioevo, l'unica a potersi permettere un paramento di alberese serpentino nella propria casa, proprio come per una chiesa. Lungo via Cairoli si trova Palazzo Novellucci, dalle solide forme cinquecentesche, oggi sede della Regione Toscana. Lungo la via si trova la targa che ricorda dove si trovava l'antica porta capo di ponte, ovvero la porta soppressa intorno al 1330 appartenente alla seconda cerchia muraria. Al numero 31 di via Cairoli si trova Palazzo Martelli, oggi sede di un albergo che fu progettato nel 1867 dall'architetto Fortunato Rocchi. Via Cairoli, nel cuore del centro storico di Prato.